gigantesca di Piazza Colori, costruita da tutti i bimbi della piazza in questo mese che ha preceduto Donne alla ribalta, il festival sulle donne burattinaie. Signore e signori, ho il piacere di annunciarvi che oggi si apre una manifestazione molto importante per noi burattine, ma anche per le donne burattinaie. E la manifestazione si chiama Donne alla ribalta. Pulle ce n'è, non mi ricordo poi la frase che c'è dopo. Aspetta, vado a prendere un programma. Oh, non c'è il programma. Dai, pulle ce n'è, che qua mi metto scorno a parlare da sola. Guarda, Teresa. Ah, sì, Festival di Teatro di Figura al Femminile. Eh sì, oggi si aprirà con un convegno dedicato alle donne burattinaie tra passato e presente, e a seguire ci saranno spettacoli a Piazza dei Colori ogni sera con varie tecniche, pupazzi, marionette, burattini a guanto, burattini a bastone come sono io. Oggi avrete la possibilità di vedere degli spettacoli, delle parti di spettacolo, entrare un po' nel vivo del lavoro che le burattinaie compiono, anche appunto nella preparazione dello spettacolo, nella realizzazione dei personaggi, nella scelta dei soggetti che poi fanno parte del loro repertorio. Ma ci sarà anche un momento dedicato al ruolo delle burattinaie nel passato, grazie al materiale documentario, video e non solo, che hanno curato Isabella Fabbri e Michela Guarino dell'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia Romagna, che hanno realizzato un bellissimo DVD dove sono confluite le loro ricerche sul patrimonio del teatro di figura in Emilia Romagna. Importanti che non ci sono più. Ecco, ne parlavamo prima, una è Maria Signorelli, che tra l'altro ha insegnato anche qui a Bologna all'università, con alcuni dei suoi personaggi, le Girls e la Tarantella. Ecco, e anche qui abbiamo un sacco di ragazze. Abbiamo adoperato con Claudio il nostro teatro di specchi sonori, è ripreso da un'incisione di Goya, è il routine delle opere nigre di Goya, c'è la testa, devo dire io sono orgogliosissima, mi piace un po' tra le mie opere, questa scultura è una di quelle che amo di più, viene indossata questa figura nel testo di Raffaello Alberti, Notte di guerra al Museo del Prado. Bene. Per questo tipo di figura e per altre, io non ho mai provato l'apprensione, l'emozione, forse non l'abbiamo mai condivisa neanche insieme con Claudio, come fosse di famiglia, che mi danno invece i burattini o le marionette che non ho portato. Siamo donne, siamo mamme e quindi
abbiamo tutte e due un aiuto. Abbiamo tutte e due esigenze comuni e questo ci ha aiutato molto nel lavoro. Infatti spesso ci definiamo una compagnia femminile familiare, perché le nostre famiglie, la mia famiglia e la sua famiglia, sono diventate le nostre famiglie. E ho cominciato aiutando Riccardo a montare il teatrino e ho per un anno caricato e scaricato bauli e assistito muta agli spettacoli che faceva lui per apprendere quest'arte. Quanti siete? Benvenuti a tutti! Io sono Lella, la più bella, esperta di tigella e di tagliatella e di tutto quello che fa rima con ella. Quindi metteteci pure anche la mortadella e la frittella. Sì. Quello che volevo dire io è che questo soggetto qua, che lo chiamano poi Riccardino, lui mi vuole sempre rubare la scena, perché la vera protagonista sono io. Sono io, la gente viene per vedere me. Ma mi chiamo Fagiolino Fanfani, ho una moglie che la breva sempre, che si chiama Isabella. Ma me per fare la rabbia alla ciancianta Brisabella. Eccolo, ero proprio qui che ti aspettavo, brutto fannulone, dove sei andato? Ciao, Brisabella. Vieni subito. No, ciao. Allora, innanzitutto la devi smettere di chiamarmi Brisabella. Lo so, c'è che tu me l'hai. Perché io mi chiamo Isabella e lo sai perché? Perché sono molto bella. Sono bella, mi vedi come sono in forma? Te sei bella? Se sì. Sei bella come il culo della padella. Oh, ma possiamo sentire, ma fa su spettacolo? Tu tengo sonno! Ma come tieni sonno? Una volta c'hai sonno, una volta c'hai fame, io ti vengo a pigliare, pullo se ne è. Oh, va bene, lo faccio, aspetta. Si chiama Donne alla ribalta e quindi
quindi dovrebbe trattare il ruolo della donna appunto nell'arte burattinaia. Io rispetto a questo non so dirvi molto, sinceramente, del ruolo della donna in questo mestiere, ma so quello che significa in Italia attualmente fare questo mestiere. Questo mestiere non ha ancora raggiunto, diciamo, una sua posizione nelle arti. Non esiste una scuola nella quale formarsi all'arte burattinaia. Come abbiamo visto, tutte le donne burattinaie si sono formate perché in casa avevano un padre o qualcuno che le ha iniziate all'arte burattinaia. I burattini hanno un loro linguaggio speciale, un loro linguaggio basato sul movimento coordinato all'azione, e che potrebbe essere paragonabile alle slapstick comedy, come se si volesse trovare un rimando cinematografico in questo senso. Ai 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 ai, forse ci vogliono le buone maniere. Scopa, scopettina, bella spazzettina, vieni qua. Ho detto qua. Ai 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 ai. Thank you.
Piacen, eh? Disgraziato che non sei altro, ma cosa hai combinato? Niente, non ho fatto niente. Ma come sarebbe non hai fatto niente? Stavo sotto il balcone, ho visto questo povero creatura che cadeva da sopra a basso. Non sono stato io. Ti avevo detto, non gli togliere gli occhi di dosso, che quello è un bambino vivace. E tu che ti facevi, eh? Ti facevi una bella cantatina un'altra volta. Non cantavo. Ah, ho visto cosa facevi. Ti stavi facendo un'altra dormita sul materasso, eh? Ogni parte del braccio, dell'avambraccio, delle dita corrisponde a una parte anatomica del burattino, quindi scompone nel senso di quando il burattino è in scena, sapere bene che cosa si vuole mettere in movimento, come fa un inchino al burattino, come corre, come cammina, soprattutto come guarda, spesso ci sono degli automatismi, no? Che uno pensa più alle parole, al copione, invece prima di fare qualsiasi azione il burattino deve reagire alla situazione che si trova davanti, quindi guardare, quindi bisogna creare il contesto che, entro il quale l'azione si inserisce. E in questo le quarantelle sono un campo di formazione eccezionale, perché appunto non sono basate molto sul copione scritto e viene molto più evidente il lavoro di questo tipo di scomposizione dell'azione e di gioco ritmico col movimento, col suono, con la voce. Piccolo omaggio, nulla rispetto alla tua bellezza.